come Milano, come Duomo, avevamo un silenzio da coprire e una mancanza di memoria da colmare. Spero che quanto faremo sarà davvero proprio il massimo che potremo fare, perché sarà il figlio che compare giovane in quella foto che esporremo anche noi durante la manifestazione del 24 settembre. Quel figlio che era lì giovane, presente all'incontro quando avete consegnato la partitura e la registrazione romana della missa, ecco, oggi invece la farà risuscitare in Duomo, finalmente. Il mio dovere è ringraziare il maestro, tanto per la sua disponibilità, ringraziare la Scala, il Duomo, ringraziamo per mettere insieme Scala e Veneranda Fabbrica Cebongo, e ringraziamo naturalmente, come si fa sempre, gli sponsor, Letizia Morardi, che rappresenta Vivanca, Cattolica Assicurazione, il signor Pedoni, il Montieri, che rappresenta un signore da cui non mi sarei mai aspettato, che è Cairo sponsorizza, che viene fuori con i soldi, è un evento anche quello da celebrare. Quindi, grazie a tutti voi, non so farvi prendere sempre lì. Che precederà la missa Papa Paolo di mio padre, è esattamente questo, è un'iniezione di gioia, di grandissima bellezza, che ha voluto per Beethoven, ricordo, essere il momento di sospensione dalle tensioni, se non addirittura delle ansie e angosce, della terza sinfonia dell'eroica e la quinta, forse la più popolare di tutte le sinfonie di Beethoven. Aveva bisogno di un ponte di distensione psicologica e umana, e questo è il senso di questa meravigliosa partitura, positiva, gioiosa e inebriante. Per chiudere forse ancora qualche riga di Papa Montini, sempre legato a quello che lui pensava della musica, e dice, sempre in quell'incontro, la musica, la più immateriale e arcana espressione d'arte, che può avvicinare l'anima fino ai confini delle più alte esperienze spirituali, alla sua grande parola da dire anche davanti al mondo di oggi, al compito tremendo e affascinante di interpretarne le aspirazioni, le inquietudini, il brivido di assoluto, di placarne con un messaggio di serenità le oscure crisi di pensiero e di sentimento, di temperare l'aridità e il freddo in cui lo possono avvolgere i pur raffinati strumenti del suo tecnicismo. Ha una missione da svolgere in nome dei valori umani più alti e veri e duraturi, quasi per una propedeutica alle ardue conquiste dello spirito.